nostre imprese possano continuare a lavorare, ma anche i loro collaboratori, quindi il tema dell'occupazione che certamente è un tema che preoccupa non poco. Con Ascom, Confcommercio Torino e Provincia capiamo quale sia l'orizzonte economico della provincia di Torino. Presidente, avete illustrato dei dati legati al quarto trimestre 2020. Cosa dicono i numeri? Naturalmente chiudono un anno veramente terribile. Nel 2020 abbiamo perso circa 1.000 imprese, ne sono nate anche molte di meno, ma la preoccupazione grande è quella del 2021. Voglio ricordare anche che non è facile chiudere le imprese, perché chiudere un'impresa vuol dire pagare i debiti di imprese che si sono fatti in questi mesi, vuol dire pagare il TFR ai collaboratori e vuol dire estinguere i prestiti bancari che le imprese hanno fatto. Quindi purtroppo le imprese sono obbligate, anche volendo, a stringere i denti e a continuare, anche perché in una situazione di mercato di lavoro così difficile è anche difficile trovare un'altra occupazione. Quindi è una fotografia che da una parte non fotografa esattamente, scusate il pasticcio di parole, la situazione reale. Non solo, ma grande preoccupazione sull'occupazione, perché l'occupazione è stata tenuta in questi mesi più o meno bene dalla cassa integrazione e dal divieto di licenziamento. Dopo il 31 di marzo, se non ci saranno le proroghe, sarà un disastro. Direttore, nell'indagine è coinvolto anche il settore del terziario, cosa ci può dire in merito? Il settore del terziario è quello che è più penalizzato da questa emergenza sanitaria e uno dei temi più forti è quella delle difficoltà sul versante dell'occupazione. I numeri del nostro osservatorio dicono che sono mancate circa 45-46 mila assunzioni nuove nel corso del 2020 rispetto al 2019 e il dato ancora più preoccupante è il numero di occupati che potrebbe mancare a fine 2021 se il blocco dei licenziamenti dovesse cessare al 31 marzo o dovessero non essere adottate tutte le misure. Si parla di un dato a fine 2021 di una perdita di occupazione media del 18%, con punte altissime del 30-32% nel mondo dell'accoglienza, quindi gli alberghi, e del 25% sul mondo della ristorazione.